Buongiorno, buongiorno, buon sabato a tutti. Io qua ho già iniziato a fare colazione e poi ho detto caccio fuori il mio cellulare, come Nokia Asha 302. Ho fatto dei tutorial, se volete vedere di quale cellulare si tratta, metto cuscino così sto un po' più comodo. Visto che faccio colazione, mi filmo perché se no non ho momenti molto molto spesso per filmarmi. Infatti ultimamente faccio dei video ogni 20 giorni, ogni 30 giorni, ogni mese, 31 giorni magari, oppure ogni 2 mesi. E YouTube mi ha detto: tu sei passato dall'avere 4.000-4.500 visualizzazioni, 5.000 visualizzazioni al mese, ad averne 2.008. Una cosa incredibile è che il tempo di visualizzazione è aumentato del 250%. Si vede che faccio dei video più interessanti, però li vedono meno persone, la metà. Allora, ho già preso semi secchi. Vi consiglio di fare colazione con dei semi secchi tipo bruscolini, noci, mandorle, perché c'hanno vitamine, proteine e minerali. E adesso mi accingo a mangiare l'alfajor. Cercate nel mio canale, se volete vedere altri video di me facendo colazione o merenda. Nel mio canale cercate la parola mate, MATE. Guardate quei video e commentateli. Se possibile, condivideteli. Poi, se voi mi deste il vostro Gmail, sempre che il vostro account di YouTube ci abbia un Gmail, perché altrimenti non si può fare, magari fate un canale del brand, cioè un canale secondario. Comunque io non è che sono malintenzionato, comunque fate un canale secondario del brand, tipo non so, il canale delle mie collaborazioni. Per esempio, voi mi mettete nel commentario il vostro Gmail e io vi lancio un invito sul mio canale Radio San Marino Podcast, perché è un canale che voglio cambiare. È un canale del brand, è un canale secondario, certo, non quello principale, non questo Santen Chan. Poi vi metterò il link a quel canale dove ho salvato prevalentemente qualche live rispondendo a delle domande di chi guardava questo canale, perché mi avevano tolto su questo canale nel 2018, no, nel 2017, alla fine, per 3 settimane mi avevano tolto la live. Zanzara in meno, poverina. Amen. Allora, nel mio canale Radio San Marino Podcast, che prima si chiamava Radio Santen Chan, ma poi ho cambiato. Ho messo la bandiera di San Marino come logo, perché sennò sembra che sono sempre io, no? Poi i miei video ci stanno anche lì, quindi in quel canale
io voglio fare collaborazione con il mio pubblico, e quindi voi potete, ho già invitato della gente a caso, ma non ha risposto nessuno. Invece, se voi volete essere presenti lì con i vostri video, quindi no, non vi metto come proprietari, chiaramente ci deve essere solo un proprietario, ma come gestori o amministratori, potrete caricare i video vostri nel mio canale secondario, e non so se mettervi anche nel canale principale, questo dipende, se lo volete voi scrivetelo, e poi controllare l'attività del canale. In questo modo, io, siccome ho più di 1000 iscritti, 1700 passa iscritti, e poi quasi 700.000 visualizzazioni nel mio canale principale, vi potrà venire utile. Allora, a parte il fatto che Al-Fajr deriva dall'arabo Al-Fajr e significa il ripieno, lo mangiano gli arabi, poi gli spagnoli, poi si diffuso in tutto il mondo. Il tema di oggi voleva essere le droghe. Ecco, bisognerebbe proibire il proibizionismo. Io sono contro quelli che iniziano ad argomentare con una petizione di principio. Ma se tutti si dovessero drogare, tu sei favorevole a che i giovani si droghino? Che sarà se le permettiamo? No, io non sono favorevole a che la gente si droghi, non mi sono mai drogato e vorrei che la gente non si drogasse. Ma partiamo dal presupposto che non ci si può far nulla. La gente già si droga da tempo, anzi si droga sempre di più. Il problema è che ormai non c'è controllo né delle sostanze lecite né delle sostanze illecite. Io, parlando con un farmacista che lavorava nella farmacia delle Terrazze, ma anche andavo a Ciglia, eccetera, mi raccontavano loro che se un farmacista volesse, nel laboratorio dietro la farmacia si possono prendere distinti prodotti che hanno, per esempio, delle sostanze chimiche, come adesso è proprio lapsus freudiano, dei precursori chimici come l'efedrina, la pseudoefedrina, la codeina, ti possono fare delle pasticche o degli sciroppi, soprattutto con gli anti-influenziali che hanno efedrina. Per esempio i rimedi contro l'asma, e se tu vuoi prendere cocaina, eroina, qualsiasi cosa, loro sono in grado di togliere gli elementi chimici dai farmaci che servono per poi fare delle droghe. Del resto, io, quando andavo in un istituto secondario, conoscevo un giovane che diceva: io non compro la droga per le strade. Io conosco degli amici farmacisti che mi preparano loro dei prodotti. Che ti immagini con gli antinfiammatori? Questi sono degli acidi grassi omega 3, 6, 9, non so che cosa. Ma gli antinfiammatori, che vengono nello stesso formato degli omega, è un paradosso, perché c'è una persona che conosco che è morta. O gli è morto un amico a questa persona, un medico si è ucciso perché soffriva grandi dolori alle gambe. Con gli antinfiammatori bisogna andarci piano, ma ci sono di due tipi: quelli di vendita libera e quelli invece che bisogna avere la ricetta.
Allora voi vi potrete domandare: quelli che bisogna avere la ricetta sono di altro genere? No, è la stessa marca, lo stesso prodotto, soltanto che invece di essere di 400 milligrammi o sono di 600 o di 800. Ecco perché gli antidolorifici li fanno gel, perché in modo che tu non li possa dividere. 4 diviso 2 fa 2, quindi se tu vuoi prendere uno di 200 dovresti prendere una e mezza. Ma che succede? Che la gente, pur di prendere gli antidolorifici più del tempo necessario, perché il medico ti ricetta pasticche, una confezione ti dice una confezione di 30 o di 60, ti dice prendine per 10 giorni due volte ogni 12 ore. E la gente diventa assuefatta e ne prende a profusione. Allora che succede? Che poi vuole andare a comprare altre confezioni, il medico non gli fa la ricetta, o comprano sotto banco pagando il prezzo pieno, oppure siccome lo stesso farmaco invece di essere da 600 viene da 400 ed è vendita libera, che paradosso, no? Quello da 600 con ricetta, quello da 400 vendita libera, ma allora liberali tutti. Allora la gente fa due cose: o invece di prenderlo ogni 12 ore o ogni 8 ore il confetto, più del tempo necessario, dei giorni necessari alla guarigione, li prende ogni più volte al giorno, oppure fa un sovradosaggio, ogni 8 o 12 ore ne prende due pasticche da 400. Così ne prende 800 invece che 600. Il Ribotril, diciamo i barbiturici, gli eccitanti, gli stimolanti, quanti rimedi si vendono sotto banco? Stiamo parlando di medicinali legali. E poi la droga che uccide di più sono i superalcolici. I controlli nelle discoteche, nelle piazze pubbliche, per vedere se i minori bevono. E poi questo fatto di 0,40 mg nel sangue come massimo per guidare. Ma l'alcol ha un effetto catalizzatore sugli stati d'animo. Non dipende solo da quanto hai bevuto e dopo quanto tempo guidi, ma anche in che condizioni mentali stai o ti riduce l'alcol. Perché molte volte meno di un bicchiere e ti manda fuori. Manda fuori magari anche una brutta reazione. Quindi per guidare dovrebbe uno non bere nulla, perché non si sa mai che reazione uno può avere anche con un bicchiere. Poi vai al ristorante, ti servono non una bottiglietta ma un boccione di 2 litri, e stai da solo o con due persone dovrebbero bere da 1 a 325 millilitri, da 325 millilitri a 1 litro. Tutto zucchero. Vabbè. Oggi è sabato, il sabato del villaggio a Casalpalocco. Quindi si fa tanto del moralismo con le droghe, perché certo fanno male. Poi la scusa di chi dice l'umanità si è drogata da millenni non vale, come disse Elimiri Zolla, grande scrittore italiano, non il compositore teatrale Elimiri Zolla, ma Elimiri Zolla. Gli esseri umani sono millenni sì che si drogano, ma le civiltà tradizionali che continuano a esistere in qualche parte del mondo, quelle antiche, arcaiche, primitive, ma non arretrate, primitive, perché molte volte credono le persone che primitivo è sinonimo di arretrato, invece no. Concepiscono, come dovrebbero fare i cattolici oggigiorno, che esiste
accanto di un tempo profano un tempo sacro, accanto di uno spazio profano uno spazio sacro, cioè il tempo della epifania, della rivelazione religiosa, della trascendenza, non importa che culto, perché sono esistiti migliaia di culti e continuano ad esistere più di 7000 culti religiosi. È il tempo della rivelazione sacra in questo mondo, in questo spazio, in questo tempo. Guardate, ascoltate il video La cura di Battiato, ti porterò oltre il tempo e lo spazio per sanare le tue ferite. Quindi la trascendenza, moksha, la liberazione in tutte le culture e evadere dalla prigionia del tempo e dello spazio. Lo sciamano che si drogava, secondo Eliade, Mirsiad Eliade, leggete lo sciamanismo e le tecniche dell'estasi, del quale parlai mi sembra poco tempo fa. Lui concepiva, lo sciamano, che in determinate condizioni, ed è per questo che si drogavano gli sciamani, in un recinto sacro, per esempio, si disegnavano per terra delle figure geometriche, ci si drogava all'interno di esse e si sfuggiva all'attrazione gravitazionale, come direbbe Franco Battiato, del tempo profano e dello spazio profano, per entrare in un altro tempo, in un altro spazio. Il tempo e lo spazio sacro, il tempo e lo spazio delle rivelazioni. Ecco il senso dei luoghi di culto. La gente dice: perché andare a pregare in una chiesa quando si può pregare ovunque? Ma in una chiesa, avvolti dall'incenso, nella penombra e con le candele, si lotta contro le forze oscure, e questa lotta si perpetua di volta in volta, perché il tempo religioso è un tempo ciclico, per quello che le festività si ripetono ogni anno, si rinnovano, perché il tempo religioso è un tempo ciclico, non è un tempo ordinario. Quindi addirittura il tabacco per le civiltà del Nord America non era un bene di consumo industriale, ma era un qualche cosa che si fumava in determinate occasioni, come la pipa della pace, ed era lo sciamano, il medicine man, che possedeva il calumet della pace e fumava il tabacco. Quindi un indice di mortalità per fumo passivo o per fumo di tabacco era quasi inesistente. Solo lo sciamano ne pagava le conseguenze. Lo stesso gli sciamani che usavano il peyote, erano solo gli sciamani che si drogavano, ed eventualmente i fedeli in occasioni particolari, quando c'era qualche ierofania. E quindi anche nell'antica Roma il Monte Oppio, se voi andate a cercare Monte Oppio, c'era gente che prendeva l'oppio, veniva distribuito in quel monte, ma soltanto in occasioni, ripeto, religiose, come noi si mangia il panettone a Natale. Tu non lo mangi a Ferragosto. Ecco, invece non c'è cosa più triste di chi si rimbecillisce guardando la partita di calcio, che già di per sé ti rintrona, per non usare altre parole. Tanto io non monetizzerò questo video, ma non voglio che YouTube, se lo vedono molti, gli tolga l'occasione alla gente di guardarlo. Dicevo, non c'è cosa più triste di chi si rincetrullisce guardando una partita di calcio e intossicandosi prendendo whisky. Drogandosi o bevendo birra, perché quello non è un evadere dalla realtà. Beh, vabbè, sarebbe un evadere dalla realtà, perché è una perdita di tempo in sé il calcio,
ma non è un evadere dalla realtà entrando in una superiore. Ecco quindi che l'intossicazione da alcol, sia pur lieve, nel passato, per esempio, i preti cattolici celebravano le messe un po' sbronzi, ma proprio per questa atavica tradizione di trascendere il tempo ordinario in un tempo sacro e di dislocarsi dallo spazio ordinario in uno spazio sacro, cioè lo spazio della Epifania, della rivelazione, del neumenico, del trascendente, e i fedeli anche prendevano l'alcol, quindi era come prendere droghe. Invece oggigiorno la gente non ha più quella necessità, perché sono formalmente cattolici. Addirittura io ascolto in radio, non so come si chiami, c'ho sempre questi lapsus, perché io, se non scrivo i nomi, Diego Fusaro, che si dice marxista, che si dice comunista, fa la difesa della Chiesa cattolica addirittura dai nemici interni che la vogliono distruggere. Io credo che molti oggigiorno sono cattolici di nome, perché non credono, e credono che, diciamo, il cattolicesimo serva a resistere al neoliberalismo capitalista, borghese, industriale, sfruttatore, e tutti gli epiteti che utilizza Diego Fusaro, che fa dei costrutti troppo complicati, sembra una zecca garbugli. Io lo seguo, dice cose interessanti, ma appunto che lui, in nome alla lotta della borghesia capitale industriale, non so che cosa, difenda il cattolicesimo, difende il cattolicesimo contro il pensiero unico dell'agenda globale, globalista, globalizzante, capital borghese. Diego Fusaro, lo dico a te se tu stai vedendo questa sezione del video, ma ti sei scordato che la Chiesa cattolica anche lei voleva globalizzare il mondo, la globalizzazione, perché ha voluto, attraverso l'imposizione della dottrina cattolica, diffondersi in tutto il mondo e governare tutto il mondo attraverso i regnanti cattolici? Che hanno fatto i cattolici quando i re cattolici spagnoli, quando hanno recuperato la Spagna dagli arabi, hanno scacciato arabi ed ebrei? E ti sei scordato che la Chiesa cattolica, nella sua struttura gerarchica, è stata il calco dell'impero romano, quindi nella sua struttura politica interna e nella sua struttura filosofica è stata il calco dell'impero macedone, che ha preso la filosofia ellenica? E ti sei scordato del colonialismo cattolico nel nuovo mondo? Cioè, i cattolici sono stati anche loro imperialisti e colonialisti, e il pensiero unico, perché se non eri cattolico, o eri un cristiano eretico, o eri uno stregone pagano, perché per loro tutti gli altri culti, anche adesso io ascolto gente in internet dire che tutti gli altri culti religiosi sono pagani ed eretici, anche se il Papa è conciliatore. E proprio tu, Diego Fusaro, che sei comunista, che non credi in nulla, e dici che l'apertura agli altri culti religiosi è pericolosa per il relativismo culturale, cioè attacchi il pensiero unico capitalista e borghese dei nordamericani prevalentemente, ma difendi il pensiero unico cattolico. È incredibile, e io non riesco a capire, ma sei veramente marxista? Vabbè che anche i marxisti dell'Unione Sovietica c'avevano il loro pensiero unico che volevano diffondere in tutto il mondo, capito? Lo stalinismo, chi ha fatto fallire
la Repubblica Spagnola, i comunisti marxisti spagnoli appoggiati da Stalin, perché in realtà chi ha fatto la rivoluzione d'ottobre, la guerra civile in Russia, furono proprio gli anarchici che votarono per la Repubblica in Spagna. Allora, mentre i franchisti uccidevano tutti quelli di sinistra, i comunisti stalinisti uccidevano e attentavano contro gli anarchici, tant'è che in Russia si incaricò durante gli anni 20 certo Trotsky di sterminare i vari gruppi anarchici che erano anche in combutta tra di loro, perché non si decidevano quale fosse la via giusta dell'anarchismo. Sempre la sinistra divisa in tutto fra di loro. Allora, dicevo, Diego Fusaro, tu difendi contro il pensiero unico la Chiesa cattolica, ma la Chiesa cattolica ha sempre avuto un pensiero unico. E poi tu lo sai, ti svelo un segreto: qual è l'azionista più grande di Wall Street? Ma l'hai visto un film che hanno fatto in Netflix, che non mi ricordo il titolo, e che si ambienta in Ostia? La Chiesa cattolica è il più grande azionista immobiliario di Wall Street, che c'ha miliardi di euro in immobili, in investimenti, e l'oscurità dello IOR. Quindi, se non sono capitalisti quelli del Vaticano, se non hanno avuto nel passato e non continuano a avere il pensiero unico, loro che proclamano che tutte le altre religioni non portano alla liberazione, ma soltanto l'interpretazione cattolica del cristianesimo, perché tutti gli altri sono fuorviati. Quindi per loro, per quelli come te, il buddismo non porterà mai alla liberazione, o l'induismo, o l'islam, o l'ebraesimo, o tutti gli altri 7000 culti che esistono nel mondo, e varietà di culti anche cristiani. E quindi che significa, caro il mio Diego Fusaro? Esiste libertà di culto? Libertà di culto significa libertà di pensiero. Se tu vuoi combattere il pensiero unico neoliberale, neocapitalista, post-industriale, borghese, allora non puoi voler avere uno Stato italiano confessionale e un'Unione Europea confessionale. Vogliono togliere, tu dici, il cristianesimo come erenza culturale. Ma è che già il pensiero unico che si è imposto in tutta Europa con la forza, come diceva Barbarossa in Germania, o cristianesimo o ti taglio la testa. E molti pagani tedeschi diventarono cristiani occultando gli insegnamenti ancestrali. Beh, rileggiti o leggiti Rivolta contro il mondo moderno, scoprirai che la vera eredità culturale europea non è quella cristiana, hai capito? E non è neanche quella latina, romana, che non è molto antica. La vera eredità culturale europea è quella celta, quella celtica, quella nordica. E te lo dico perché sono popoli che hanno avuto più millenni con rispetto ai nostri ancestri latini. Tu guarda che i nostri ancestri latini chiamarono tutti i popoli celtici in vario modo: i Galli, quelli della Francia, Galleghi o Gallegos, quelli della Galizia, anche nel Galles, Gallesi, quelli del Galles, oltre che nel, perché quelli del Galles sono andati a conquistare il nord della Spagna. Quindi tutti i popoli celtici erano galli in qualche modo per i nostri ancestri latini, e vivevano in buona parte dell'Europa centro-settentrionale. Poi i vichinghi, anche, che erano imparentati magari con i galli, si sono ritrovate rune persino nel Maghreb, nel nord dell'Africa. Poi vennero i latini e conquistarono tutto il Mediterraneo,
parte del nord Europa, arrivando fino alla Romania e forse fino alla Cina. Quindi noi abbiamo sempre avuto un pensiero unico in Occidente. L'impero, per esempio, egizio, pensiero unico. L'impero macedone, che si propagò per il Mediterraneo fino in Egitto. L'impero della Magna Grecia. L'impero dell'antica Roma. Le repubbliche marinare, che portarono anche l'egemonia soprattutto economica in giro per il mondo oltre che per il Mediterraneo, l'impero britannico, l'impero cattolico che venne con la caduta dell'impero romano, l'impero del bizantino che cadde quando vennero i musulmani a conquistare Bisanzio. E poi l'impero degli Stati Uniti, ma fa parte di una catena di pensieri unici, no, non è l'unico pensiero unico. E tu vuoi difendere uno dei pensieri unici che è stato vinto dalla storia, quello cattolico? Lo vuoi difendere contro uno degli ultimi imperialismi culturali, cioè l'impero unico degli Stati Uniti? Ma il tuo è un pensiero regressivo. Perché poi la tua difesa la fai in chiave nostalgica dello stalinismo. Cioè, io interpreto, la mia chiave di lettura è che tu, difendendo il pensiero unico cattolico del passato, vuoi riproporre lo stalinismo che è morto, sepolto con la caduta del muro di Berlino. E la mia è una lettura come quella di Alessandro Manzoni. L'attuale colonizzazione dell'Italia da parte degli austriaci è così cattiva come quella degli spagnoli del tempi di Don Rodrigo, capito? Quindi tu vuoi riproporre attraverso il cattolicesimo la necessità di un pensiero unico comunista. Anche i cattolici avevano il loro pensiero unico. E gli Stati Uniti anche hanno il loro pensiero unico, come ce l'aveva l'impero romano, come ce l'aveva l'impero egizio. Quello è il pensiero unico, imporsi sopra un'altra civiltà. Ecco, comunque, caro Diego Fusaro, se tu mai vedrai questo video, che verrà molto pesante da editare, sappi che io ti seguo sempre, che mi piacciono i tuoi interventi e che poi sono soprattutto stimolanti, come mi piace leggere Le Monde, anche se con l'editoriale di quel tipo baffuto. Anche se non sono di sinistra, nemmeno comunista, cose del genere, o marxista, anzi, non mi interessa l'ideologia politica, a me, sono pragmatico. Però e mi è dispiaciuto quando ti avevano oscurato il tuo canale di YouTube Radio Radio, perché è lì che ti seguo. Ma vedi, ti seguo proprio perché sei stimolante come tutti gli altri di Radio Radio, non nel senso che faccia del sesso dopo o che mi ecciti dopo di averti ascoltato, nel senso che appunto faccio funzionare il pensiero critico, ma non necessariamente perché accetti tutto quello che tu dici, ma proprio perché nei confronti di certe cose tu vuoi difendere il pensiero unico della Chiesa Cattolica contro il pensiero unico degli Stati Uniti e del capitalismo. Ma guarda che anche la Chiesa Cattolica è capitalista, è una società per azioni, sveglia. E poi l'Unione Sovietica era tutto il contrario che comunista, era un capitalismo di Stato. Quindi anche loro avevano il pensiero unico. Ma chi ha realizzato veramente l'utopia comunista sulla Terra? Chi? Eliminando, come diceva Marx, il denaro, lo Stato, la famiglia, tutto.
chi le leggi, l'esercito, chi? Poi tu parli contro la neolingua di cui accenna Orwell nel film 1984. Lo sai che a molti comunisti piace l'esperanto, e l'esperanto non è neolingua, perché come hai detto tu, non c'è buono o cattivo nella neolingua, se no che c'è buono, non buono, normalità, nuova normalità, e nell'esperanto c'è novo, mal novo, cioè nuovo, cattivo nuovo, per dire vecchio, buona, mal buona, buona, buono, nova, mal nova, buono, mal nuovo, cioè si prende solo una parola e poi si mette mal per dire che è il contrario. Trancilo, cortello, trancila, tagliare, cioè non c'è tagliare cortello, c'è cortello, cortellando. E quindi voglio dire, sai quante Bibbie in esperanto si sono pubblicate nella neolingua esperanta? Esperanto. Vabbè, con questo taglio, perché continuo a fare colazione e poi perché il video vendrà pesantissimo, ci metterò ore a editarlo. Comunque, complimenti Diego Fusaro, perché sei riuscito a ritornare in Radio Radio su YouTube. Saluto a tutte e tutti voi di Radio Radio, buona domenica a tutti i miei spettatori. Mi raccomando, commentate questo video per dirmi cosa ne pensate dei vari argomenti trattati, poi dategli like o dislike, condividiatelo, aiuterete questo canale a crescere, condividetelo, iscrivetevi al canale se volete sapere novità, azionate la campanella, e se volete caricare video in questo canale datemi il vostro Gmail del canale, perché con un altro email non è possibile. Se avete un account Gmail di YouTube, lasciatemi il Gmail con il quale avete accesso al vostro canale di YouTube, il vostro Gmail di account di YouTube, e io vi manderò una petizione che vi arriverà per posta, posta Gmail, entro 30 giorni. Voi dovete rispondere e quindi passerete a avere un gemellaggio con il mio canale. Potrete scegliere, quando fate clic sull'icona del vostro canale, se entrare nel canale nel quale io vi scrivo e caricare un video, o se entrare nel vostro canale e caricare lì un video o una live. In questo modo io ho molto pubblico, molte visualizzazioni, molte iscrizioni, molti like, molti commentari. Vi farete famosi anche voi se avete poche visioni, e se no mi aiuterete a me, insomma collaboreremo in questo modo. Comunque non dimenticatevi che se caricate un vostro vecchio video, il vostro vecchio video deve avere, mettete che si possa vedere da altri luoghi, e soprattutto mettete in Common Creative Attribution. Ciao ciao, adesso veramente devo staccare, perché sarà venuto un video pesantissimo della Marosca. Ogni minuto sono molti megabyte. Ciao.